Ciao, allora approfitto di questo momento per farvi vedere le ultime cosine cartopazzose che ho preso da Wish. Allora, prima vi mostro queste che erano nel pacchetto assieme e con la luce non rendono tanto, ma sono dei post-it. Ok, aspettate, proviamo a togliere la luce, non so, o metterne di più. Comunque sono nei toni del pastello, quindi partono dal bianco, azzurrino e poi finiscono nel viola. Per me questi sono comodi e due pacchetti così 1,95 € ci sta, anche perché li uso un sacco. In tema post-it, eccoli qui. Questi erano 5 pacchetti tutti assieme, quindi 5 pacchetti per 1,95 € sempre. E sono, va bene, sono pochini, ma sono deliziosi. Allora, guardate, ci sono questi. Ah, sì, sono 30 pezzi. Poi ci sono questi, di questi ce ne sono due confezioni, poi questi col gattino e questi. Ok, va bene, sono pochi, sono porcini, ma io questi qua li uso tantissimo. E poi, ultima cosa del giorno, ecco, devo ancora aprirli, correttori a forma di unicorno. Ebbene sì, adesso li apriamo insieme, se riesco. Ecco qui. Quindi c'è questo azzurro, ognuno ha il tappino e poi è il correttore classico, quindi ecco, magari se sto sul pari più bello. Infatti, questi qua li uso davvero tanto. E c'è questo azzurro, viola, rosa e verde. Secondo me 4 pezzi 1,95 € ci sta alla grande. E quindi queste erano le cosine Eccoci per qua oggi. con un altro po' di cosine cartopazzose che non potevo assolutamente evitare di mostrarvi. Allora, queste due penne sono due penne fatte così e scrivono nero. Le ho prese a pacchetto, quindi tutte e due 1,95 € compresa spedizione. E scusatemi, guardate l'orsetto. Fatto benissimo con la codina, cioè proprio fatto bene. E poi c'è il pinguino, cioè è fatto benissimo. Sono stupende, la codina anche lui. E poi non potevo non mostrarvi questo con gli unicorni perché sono tutti post-it. Allora, partiamo con questi. Sono piccini, sì, cioè, sono pochi, però è stupendo. Questo qua, poi questi più piccolini, segnalibro, segnapagina. Io li uso anche per segnarmi le cose, sono comodissimi e sono bellissimi. Poi ci sono questi, sempre grandi. Questi qui, che per me sono deliziosi, come segnapagina o per memo. Questi che sono doppi, quindi questi piccini così e poi questi e alla fine questi. Cioè sono, va bene, non ce ne sono tantissimi, ma sono comodissimi. E poi si chiude così a libricino ed è anche, cioè, è piccino, quindi volendo lo si può mettere anche in borsa. No, delizioso, Approfitto di assolutamente. questo momento per mostrarvi che mi è arrivata la vincita del giveaway che avevo fatto su Wish. Era un giveaway a tema ed finalmente ne ho vinto uno. Ho cancellato i dati personali ovviamente per motivi, però se guardiamo viene proprio da Wish. Bella anche la scatola. Ed era un giveaway su Facebook dove dovevi mettere un commento con i buoni propositi per l'anno nuovo. Infatti è in giro da un po' veramente questo pacchetto. Comunque sono stata una delle tre a essere selezionate, bella la scatola e sono davvero contenta. Allora è ancora tutta scocciata, quindi adesso andiamo ad aprirla assieme perché sono curiosa di sapere cosa contiene. Vediamo. Wow! Effettivamente i buoni propositi ci sono. Vediamo cosa contiene. Cos'è? Bello imballato. Forse di qua. Una biro di Wish, ok. E poi, aspettate che mi sono incollata. Vediamo.
Nah, ma è carina! È un'agenda del 2020. Anche bella. Effettivamente è una cosa sensata perché così è sicuro che piace, che è gradita a maschio o femmina, o comunque in base ai gusti, perché sennò era davvero una cosa, come si dice, e che non sapevi se poteva piacere o no, mentre l'agenda è anche bella, abbastanza piccolina. Ah, e poi qui c'è lo spazio per metterci la biro, visto che ormai l'hanno, insomma, la biro ci entra un po' male, magari un'altra biro, però è bella, mi piace, visto che l'hanno iniziato, io l'agenda ce l'ho. Questa la uso per altro, ma comunque sia utilissima e grazie mille. E poi è davvero bella. E finalmente ho vinto un giveaway e anche con un bel prodotto. Questa mi è davvero piaciuta. Wow, sono stata più fortunata. Sì. Allora, adesso vi mostro un po' le ultime cosine che sono arrivate, sempre a tema cartopazia, adesivi e roba varia. Prima di tutto vi faccio vedere questi perché sono deliziosi, piccolini, sì, ma deliziosi. Allora, questo è Orsetto, Lucky Beer. E sono un set di post-it, questi qua così col gattino, poi c'è il panda e poi ci sono questi qua più piccolini segnalibro oppure per segnare, io ci metto anche solo per segnare alcune piccole cose, questi deliziosi. E ovviamente quando ho visto che c'era anche a gatto Persian Cat non potevo farmelo scappare. Dentro sono simili, allora c'è sempre questo qui con il gatto che è uguale, l'orsetto è diverso perché uno è un panda e uno è un orsetto, e poi ci sono questi che sono diversi o sono uguali ma sono messi, no, sono messi diversi ma sono uguali, comunque ne uso davvero tanti, questi qua sono anche piccini e poi è delizioso perché lo metto lì sulla scrivania e questo è comodissimo e sono tutti post-it, quindi sono anche belli comodi, quindi questi due. Poi dopo vi faccio vedere questi. Di questi ne avete visti vari perché li ho visti in tutte le forme e quindi li ho prese tutte. Allora, questo qui che è un animaletto. Allora, aspettate perché si è già richiuso perché dentro ha tutti questi adesivi. Ed eccoli qua, sono sempre trasparenti, quindi non so se qualcuno vuole farci anche delle creazioni, ma a me piacciono un sacco. E sono sempre tutti diversi, quindi no, non è vero, questo qui è uguale. Oh, per la normalmente erano sempre diversi, questo è uguale, ma è delizioso e sono tutti qua. Non mi ricordo il set se c'è scritto da quanti pezzi è, penso che sia 50 pezzi. Comunque sono deliziosi. Poi aspettate perché li rimetto via poi dopo. Ecco, c'è anche quello fatto a gattino. Ah, sì, qui c'è scritto sopra 50 pezzi. Ecco Fatto qua, così, quelli un fatti a attimo. gatto per adesso sono i miei preferiti, cioè guardate questo. Niep. O se no, questo qui. Loro che mangiano su una scatoletta, sono, alcuni si ripetono, ma sono deliziosi. E poi dopo sono anche, cioè, abbastanza piccini. Perché alla fine un dito, quindi volendo per delle creazioni, sono deliziosi. Io comunque li uso per l'agenda e adesso continuo a spostare. Mettiamo qua, lo tenerli divisi che poi metto dentro e per finire con questi che hanno aspettato un po', perché non arrivavano, ma sono i cricetini che sono deliziosi anche loro. Se si aprissero, ecco. Questo non c'è scritto da quanti sono e non mi ci metto a contarli, però loro invece hanno la cartina bianca dietro, ma guardate che carini. Loro sono belli, sono più rigidi rispetto agli altri, ma sono carinissimi. Ecco, di questa sezione secondo me sono davvero tutti diversi. Ecco, le ultime parole famose, non è proprio, non sono proprio tutti diversi, ma questo è delizioso. O se no, in più piccolino. No, vabbè, è inutile che ve li faccio vedere tutti, ma sono bellissimi. Sono tutti con, oddio, con i criceti, ovviamente. Io vengo un po' forse dal cartone animato di Hamtaro. Ditemi se ve lo ricordate. O
se sono proprio vecchia io, ma io adoravo Antaro. Oddio, è delizioso! Sinceramente di doppi ne abbiamo trovati pochi fino adesso, quindi. Penso che sia un set da 80 pezzi. Ok. Sì, qualche doppio c'è, ma davvero pochissimi. E allora, niente, adesso voglio sapere se vi piacciono queste gli stickers. Io ho una passione per gli stickers perché li metto ovunque, nelle agende, nel calendario per segnare alcune cose, nei biglietti ed in giro per casa, ovunque. Io attacco tutto. E niente, fatemi sapere se questo video un po' cartopazzoso vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!